vorrei lasciare al collega Luca Pasquaretta del Messaggero, poi Paolo Rossi, Juventus Channel, Salvatore Cozzolino e Giuseppe Tafini. Prego, Luca. Io ho sentito parlare, lei ha nominato spesso la parola contesto. Certo. Ovviamente non si può prescindere, quando si fa una valutazione su Calciopoli, da quello che è il contesto del calcio, ma secondo me anche del contesto dell'Italia stessa. Perché l'impressione, poi lei lo saprà meglio di me, che in quel contesto del mondo del calcio a livello interno lo ha vissuto pienamente. Però sentir parlare di moralità, sentir parlare comunque di eccessiva etica in un contesto come quello del calcio mi sembra comunque esagerato, anche perché sappiamo che il mondo del calcio non è un mondo per educande, e soprattutto la mia impressione è quella che sono stati bravi nel 2006 a far passare dei peccati veniali, come questo malcostume che c'era dilagante all'interno di tutte queste società che chiamavano i designatori e i designatori chiamavano i dirigenti, è stato fatto passare come un peccato mortale, secondo me, dei peccati veniali, perché di quello si tratta, considerando, come avevo detto prima, il contesto e il contesto del mondo del calcio. Non credo. Okay. Lei... Sì, certo, in questo argomento quale sicuramente con me sfonda una porta aperta. Perché? Perché c'è stata un'ondata appunto in quegli anni in cui hanno voluto far chiedere a tutti i costi all'opinione pubblica che c'era un mostro da colpire, d'accordo? Il mostro era costituito da un blocco di persone che si sarebbero comportati in maniera illecita, d'accordo? Individuando l'illecità in un certo tipo di comportamento, d'accordo? Poi, ora, dopo a distanza di 4 anni, ma ormai la gente, vi dico sinceramente, io sono abbastanza pessimista sul fatto che queste nuove indagini possano portare a qualcosa, perché la gente, io ripeto, facendo più o meno la vostra stessa attività, diciamo, dal punto di vista hobbistico, ho potuto percepire che la gente ormai è stanca, non vuol più sentir parlare, perché ormai proprio quella ondata mediatica di quegli anni, dopo un po', ovviamente stanca, perché poi si rasenta un po' le caratteristiche di gossip, e quindi ripeto, si è voluto far credere all'opinione pubblica che c'era una situazione da colpire e che, isolata quella, il calcio avrebbe ripreso ad essere pulito. Ma chi poteva credere a questo? Cioè, ora, voi siete persone che seguite il calcio in maniera costante e anche attenta, ma si può mai pensare che soltanto prendendo 30-35 persone e facendole fuori il calcio potesse essere pulito? Cioè, questo offende l'intelligenza della gente, secondo me. Poi dopo ognuno è libero di trarre le conclusioni che vuole. Abbiamo ancora qualche minuto, Paolo Rossi, Giuseppe Tafini e Salvatore Cozzolino. Paolo. Buonasera, io avevo una curiosità. In relazione a quella che lei chiama le pressioni psicologiche da parte dei designatori, io ricordo alcune intercettazioni in cui suoi colleghi addirittura venivano definiti degli ultras di una squadra di calcio. Allora le chiedo, ma nel mondo arbitrale si ha questa percezione? Cioè si ha la percezione che esistono arbitri o segnaline più, come dire, propensi a un certo tipo di squadre? Per essere più chiaro, ma lei, di fronte alle cosiddette pressioni psicologiche da parte dei designatori, è mai venuto il dubbio che in qualche maniera le avessero raccomandato un occhio di riguardo nei confronti di una squadra piuttosto che di un'altra? Allora, qui, ripeto, le raccomandazioni non possono chiamarsi raccomandazioni, perché nessuno mai dei designatori, beh, io posso... non posso dire questo senza tema di essere smentito, ha mai fatto nomi o ha mai detto persone da seguire più o meno attentamente, o società da seguire più o meno attentamente. Il discorso è come il discorso ormai vetusto della sudditanza psicologica. La sudditanza psicologica è un concetto umano. Io mi ricordo molto bene una battuta che fece il grande avvocato, la buon'anima, che voi sicuramente non c'è bisogno manco che lo nomini, il quale a un amico giornalista al bar che gli chiedeva appunto: avvocato, ma secondo lei esiste la sudditanza psicologica? E lui rispose: guardi, non mi ricordo il giornalista che era al bar, comunque me l'ha raccontato proprio lui, dice: guardi, che se in questo momento accanto a noi ci fosse una bella donna, io e lei non saremmo in sudditanza psicologica.
Cioè, questo per evidenziare che comunque nella vita esistono dei momenti in cui uno sente più o meno la necessità o più o meno l'esigenza di appoggiarsi a una parte piuttosto che all'altra, ma questo non vuol dire essere tifosi o essere ultras. Cioè, come al solito bisogna comunque fare le opportune distinzioni e rimanere in quello che è l'ambito dell'attività sportiva. Ecco, signor Chiumaglio, abbiamo ancora due minuti circa, tre, quindi Salvatore Cozzolino e José Altafini. Io faccio una domanda velocissima. Ti do del tu, Stefano, perché ci conosciamo. Certo, secondo te, dal 2006 ad oggi, i campionati, dal punto di vista dello svolgimento, sono stati immuni dalla sudditanza psicologica? Ma no, ma cioè, stai dicendo in altre parole quello che dicevo. Cioè, come si fa a dire essere immune alla sudditanza psicologica? È un concetto. No, la domanda era tendenziosa, io te l'ho messa in maniera diplomatica. Cioè, ma non ti sto dicendo se non sono regolari o non sono regolari. A tuo parere si sono verificati degli episodi discutibili. Salvatore, guarda che sul discorso della regolarità io ho sempre creduto che i campionati fossero regolari allora come sono regolari ora, tanto per cominciare. Quindi sfondo, cioè, intanto voglio togliere qualsiasi tipo di equivoco al mio pensiero. La sudditanza, ripeto, è un sentimento del genere umano. Cioè, c'è chi la sente di più e chi la sente di meno. Ma no, cioè, se chi si trova davanti a uno stadio con 80.000 persone e sente lo stadio. Io mi ricordo, non per essere presuntuoso, ma comunque non mi facevo condizionare dallo stadio. Però purtroppo ci sono delle situazioni che in una persona danno più emozioni che in un'altra. Ecco, lei sta dicendo delle cose davvero molto molto interessanti. Abbiamo però purtroppo ancora un minuto, José Altafini, poi ci dobbiamo salutare. Domanda, faccio una considerazione sola. Sì. Io sono molto curioso di sapere, naturalmente non lo chiedo a lui, quanti sono stati intercettati gli assistenti degli arbitri, perché negli ultimi anni si diceva che la potenzialità di un arbitro di dirigere una partita e la padronanza sua, c'era molta percentuale alta sugli assistenti dell'arbitro, perché dipendevano molto da lui. Perché mi ricordo in un particolare nel 62, quando un assistente dell'arbitro è stato espulso Garrincha e ha giocato la finale, hanno fatto sparire l'assistente dell'arbitro, che era un uruguaiano. Cioè, voglio dire, negli ultimi anni si diceva che l'assistente dell'arbitro era molto importante. Sono stati intercettati nessuno. I suoi colleghi? Nessuno. Ecco, prego, signor Chiumaglio. No, nessuno, non è stato nessuno mai intercettato, perché tutte le intercettazioni sono state fatte. Cioè, perché sì, parlavano tutte, con esatto, su altri soggetti che comunque facevano parte dell'indagine, chiaramente tutti quanti sono stati indirettamente sentiti, ecco. Però chissà quante altre telefonate ci sono in cui anche i miei colleghi sono stati ascoltati. Questa è un'incongruenza, perché anche gli arbitri, che dovrebbero essere il fulcro dell'inchiesta, di arbitri intercettati ce n'è uno solo, certo, in pratica, sì. È solo De Santis, certo. Perché gli stessi Gabriele Palanca sono stati intercettati nell'altro filone, esatto, quello della GEA. Esatto. Quindi attenzione, di Calciopoli c'è solo un arbitro intercettato, Certo, certo. Nell'indagine si è finito soltanto lui direttamente, perché però ripeto, chissà in quante altre telefonate ci saranno state dei miei colleghi che comunque sono stati ascoltati, perché ovviamente telefonavano a soggetti che facevano parte appunto dell'indagine primaria, e quindi non per questo si può dire che gli arbitri e gli assistenti sono stati intercettati. Ecco la nozione che è stata data. Questa è una grande incongruenza. Noi ci dobbiamo salutare. È una grandissima incongruenza questa del fatto che gli arbitri non siano stati intercettati. Questa è una grandissima incongruenza. Questo fa parte dell'input dell'indagine, e su questo potremmo stare a discutere, non dico una serata, ma io penso anche 10-20 serate, perché questo fa parte proprio della fonte iniziale dell'indagine. Ok, allora torneremo a disturbarla, se gradisce, certo. Signor Tito Mani, tanto grazie per questa testimonianza, so che grazie non ha mai voluto parlare, per cui la ringraziamo per aver parlato con noi questa sera, serata grazie Juve. In chiusura, ottimista o pessimista, visto che è imputato al processo, poi andiamo in pubblicità? Ma io sono sempre realista nella vita, non dico niente su questo, perché ripeto, a processi in corso non bisogna mai parlare. Ok, grazie, ringraziamo Stefano Titomaglio, ex guardalino, imputato a processo di Napoli. Grazie per questa testimonianza. Linea alla regia.